ottava edizione per il Festival dei Narratori presente prossimo, che proprio in questi giorni approda in Val Seriana. Qual è la proposta di quest'anno? Proponiamo due rassegne che vanno giù come in uno slalom parallelo, diciamo, perché ci sarà la consueta rassegna di narratori, presentata appunto da me, con 16 incontri, e però parallelamente ci sarà anche una rassegna curata da Fabio Cleto, che è un docente dell'Università di Bergamo, intitolata Alfabeto del Presente, in cui verranno proposte una serie di incontri centrati ciascuno su una parola, quindi un concetto importante per il nostro presente, da guerra, famiglia, democrazia, donna, meraviglia, per capirci. Anche per questa edizione puntate su nomi importanti della narrativa italiana. Sì, conteniamo la politica, chiamiamola così, di alternare nel menu nomi molto famosi, veri beniamini del pubblico, come per esempio potrei citare Valerio Varesi, Antonio Manzini, che sono autori di noir molto conosciuti, Fabio Geda, Paola Mastrocola e anche Chiara Gamberale, che verrà a trovarci a febbraio, ad altri nomi un pochettino più di nicchia, ma che tuttavia consideriamo dei nomi importanti dal punto di vista della qualità letteraria, a cominciare dal primo incontro che ci sarà sabato prossimo a Pradalunga alle 18 con Marco Peano, che è un esordiente che ha scritto però un romanzo straordinariamente bello. Emerge un quadro molto vivace di narratori e scrittori, eppure si dice che gli italiani leggono poco, leggono sempre di meno. Allora, che gli italiani leggono poco, leggono meno è drammaticamente vero, nel senso che noi siamo davvero in una fase di contrazione del mercato dei libri in Italia terribile, e anche la recente cessione di RCS Libri in blocco a Mondadori nasce proprio dal fatto che perfino un colosso come Rizzoli, Bompiani, si è trovato in grandissime difficoltà, figuriamoci gli editori più piccoli. Quindi questo purtroppo è vero, è altrettanto vero che la narrativa italiana da diversi anni ormai è in un ottimo momento, vive ottima salute, e in particolare la cosa che cerchiamo di testimoniare nel festival è l'estrema varietà della proposta che gli autori italiani fanno a chi li vuole leggere. Infatti nel festival troviamo per esempio due narratori completamente agli antipodi, come Silvia Zucca, che ha scritto un romanzo di quelli, diciamo, per signore, guida astrologica per cuori infranti, che ha avuto un grandissimo successo, è stato tra l'altro venduto in più di 20 paesi all'estero, già opzionato per un film, e uno scrittore come Antonio Scurati, che è uno scrittore che ha una concezione molto più severa, insomma, no? Anche più solenne, si potrebbe dire, della missione dello scrittore di letteratura.